Abbiamo letto il documento e devo dire che insomma veniamo da una discussione la scorsa primavera che era significativa, no? Quella sul bando di gara, come ricorda l'assessore Donini, in cui abbiamo creduto molto proprio per il fatto che era, la vedevamo ed è stata l'ultima occasione per la Regione di ottemperare a quello che qui viene effettivamente richiesto proprio in questo documento, cioè si dice affidamento dei servizi appunto mediante gara ad evidenza pubblica, il superamento della parcellizzazione delle imprese tramite la creazione di un vero sistema industriale con la nascita di efficienti competitor nazionali, quindi esattamente quello che non è stato fatto. È stata fatta una gara pubblica che poi si è chiusa in modo fallimentare e non si è mai riaperta, come avevamo chiesto, che si dovesse invece riaprire e non andare avanti con l'affidamento all'unico plico che si era presentato con, ci pare di aver capito, una negoziazione interna con il monopolista uscente e subito velocemente rientrante, che soprattutto ci lega adesso per i prossimi probabilmente 22,5 anni ai disservizi, immagino, di Trenitalia, in cambio di quello che fu sbandierato come la proposta più qualificante di quell'offerta lì, cioè il rinnovo del materiale rotabile, che però impariamo, ci viene poi confermato da questo documento, non avverrà prima del 2018. Ci risulta infatti quindi altri 3 anni in cui dobbiamo aspettare il rinnovo del materiale rotabile, no? Che poi avverrà immagino anche gradualmente, quindi soltanto un inizio di rinnovo che partirà tra 3 anni, e abbiamo visto infatti come quest'estate la stessa Regione, mi pare di aver capito, si è dovuta muovere con soldi suoi per comprare qualche vagone, qualche convoglio, visto che e i nostri sono del tutto ormai inutilizzabili, insomma, almeno in parte. Vabbè, ma al di là di questo, anche gli obiettivi, quindi un'occasione che noi abbiamo vissuto come una grande occasione perduta per la Regione, e anche un'occasione che poteva essere un'occasione di fare scuola, ecco, che invece non c'è stata, nonostante si dica che questo bando l'ha fatta. Allora, gli obiettivi ci sono sembrati molto modesti, ecco, gli obiettivi di questo piano triennale rispetto alle linee del trasporto pubblico. Faccio soltanto un piccolo inciso rispetto a pagina 8, quando si parla degli obiettivi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e se non sbaglio si dice che insomma il terzo citato è stranamente, diciamo così, dove si cade comunque bene e si rispettano gli obiettivi, perché se non ho capito male è il mantenimento dei livelli occupazionali oppure l'incremento dei livelli occupazionali oppure la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turnover o con processi di mobilità. Non è firmata Conte Mascetti, ma fa parte invece di un decreto che viene qui a pieno titolo citato in questo documento qui. Se questi sono gli obiettivi che vengono imposti, poi è ovvio che si parla di bonus a pioggia, è facile, no? Rispettare un obiettivo che ti consente, che comunque ti giri bene. Vabbè, ma al di là di questo che mi ha stupito, ecco, nella lettura, io volevo arrivare invece ad alcuni obiettivi che vengono qui proposti, in cui secondo me si poteva avere un po' più di coraggio e un po' più di coerenza. Allora, per esempio, mi riferisco al 3%, se non sbaglio, qua si dice al punto 4.3 che noi abbiamo appunto un'età media dei nostri veicoli del parco autofiloviario regionale di 12 anni, quindi un'età media molto alta in realtà, e che dato gli investimenti però si ha un rinnovo di almeno 100 mezzi, la sostituzione di almeno 100 mezzi è già stata effettuata, però questo è il 3% di fatto, perché si dice che i veicoli sono 3.000, quindi il 3% in 4 anni è previsto come rinnovo, che vuol dire che un rinnovo totale si avrà, da calcolo mio, in 133 anni. Circa, che diventa anche lì, no, un lungo, lungo periodo che insomma noi non auguriamo, ecco, che la forza di governo resti quella, ma anche chi se lo augurasse non so se possa dirlo con grande certezza. E nello stesso tempo, sempre a proposito di obiettivi molto modesti rispetto alle necessità di questa Regione, citavo prima la questione del 3%, dunque quando si parla di impegni per il triennio rispetto alla promozione del trasporto pubblico si dice portiamo un aumento dei passeggeri ferroviari del 3%. Anche questo a noi sembra poco in un triennio, si poteva puntare direttamente ad esempio a un 3% annuo, in modo di arrivare a un 10% nel triennio, secondo noi poteva essere un obiettivo di maggiore consistenza. Idem al punto sotto, quando si parla di shift modale rispetto all'incentivazione della cultura della buona mobilità, 20% fino al 2025 è poco ed è troppo lontano, almeno io abbasserei entro il 2020, meglio, siamo già al 10% adesso,
portiamolo al 20% nel 2020, sono 5 anni di meno, però secondo me consentono di avere un obiettivo più serio. Poi progetti già cantierabili, priorità ai progetti già cantierabili, però anche qui non è meglio, assessore, fare una lista delle opere prioritarie in generale, cantierabili o meno, perché altrimenti si rischia poi di finanziare anche opere non utili soltanto perché cantierabili, quindi anche su questo non si capisce bene. Torno sulle agenzie, noi sia in aula sia tramite atti abbiamo sempre un po' avallato l'idea che sarebbe più utile ad esempio un'unica agenzia regionale che non tante agenzie di bacino, e qui per quanto riguarda il trasporto pubblico la questione dal mio punto di vista è ancora aperta, soprattutto quando si parla di qualità delle stazioni. La qualità delle stazioni fuori dal circuito grandi stazioni, di cui mi risulta poi ce n'è solo una in Emilia Romagna, quella di questa città, e al di là del circuito delle stazioni, 100 stazioni, quindi quelle dei comuni capoluogo, quindi mi riferisco a tutte quelle stazioni ferroviarie che non sono comuni capoluogo in questa regione, sono allo sbando e al degrado, e questo è molto difficile, diciamo così, contraddirlo, perché la regione, avendo delegato, mi risulta, la cura di quelle stazioni ai comuni, beh, insomma, una uniformità non è stata possibile, una uniformità di gestione, una uniformità di tutela, una lotta al degrado, anche banalmente molto spesso nella cartellonistica, nelle insegne, insomma, chiamatele come volete, ci sono delle indicazioni che vengono date a seconda di quanto ci si impegna, di quanto ha conoscenza il comune, di come si lavora per una stazione, che cambiano tantissimo, insomma, da un comune all'altro, di 15 km in 15 km. E il degrado, effettivamente, adesso è difficilmente contenibile se non si agisce immediatamente. Quindi anche da questo punto di vista occorrerebbe un piano di intervento sulle stazioni ferroviarie che garantisca uniformità, qualità dei servizi erogati, che ora appunto sono totalmente disomogenei. Quindi ancora meglio lavorarci tramite un'agenzia regionale, che noi già un'agenzia centrale che si occupi di questo, senza delegare al singolo comune la tutela della sua stazione, perché poi vediamo quei casi tipici per cui, insomma, qualcuno qui credo abbia, insomma, io conosco diverse persone che preferiscono andare a prendere il treno nel comune vicino perché non si fidano ad andare nella loro stazione del loro comune, quindi vanno a 10 km, prendono la macchina perché sanno che quella là è gestita meglio da quell'altro sindaco. Quindi prevedendo intanto degli standard minimi di servizi e la creazione di un'apposita, quindi, agenzia regionale che definisca questi standard, ne verifichi l'applicazione e appunto la verifichi contestualmente in tutti quanti i comuni. Ecco, poi l'ultima notazione, proprio insomma così, riguarda invece questo piano urbano di mobilità sostenibile, che secondo me si potrebbe estendere tranquillamente anche a tutti i comuni con più di 30.000 abitanti, questo è semplice buonsenso, ecco, io non lo limiterei per forza ai comuni capoluogo e alla città metropolitana di Bologna, ma anche ai comuni che superano i 30.000 abitanti, che in qualche modo devono essere ricompresi in un piano urbano di mobilità. Cornice di tutto questo però resta un po' il fatto, qual è il convitato di pietra della situazione? Si chiama PRIT, quindi un piano regionale dei trasporti che in questo momento, per quanto si voglia dire, non c'è, l'altro è finito e quindi noi siamo senza un piano regionale dei trasporti, perlomeno immagino ci ispiriamo ancora a quelle linee lì, però qua si dice il Consiglio regionale adotta ogni 3 anni un atto di indirizzo generale. Anche in attuazione del PRIT, se noi continuiamo ad attuare un PRIT che è scaduto, mi chiedo come mai, che senso abbia continuare a cercare di ragionare d'accordo sulla comunicazione dei risultati, sulla comunicazione di obiettivi che, ribadisco, sono davvero molto modesti per questa regione. E nello stesso tempo però non si ragioni su una visione complessiva, che è quella di cominciare a discutere nelle commissioni e in assemblea del piano regionale dei trasporti, che da 5 anni aspetta finalmente di tornare in aula. Grazie.